sono Giulia, vengo da Treviso. Sono qui con mia moglie. Cosa ci cucini? Una crepe in stile marocchino. Utilizzerò invece qualcosa di casa, l'asparago, e lo farò in saor, quindi anche una tipica preparazione veneta. Un piatto molto complesso. Sì. Paneuropeo quasi, proprio. Esatto. Crepa cuore. Bentornati a tutti da radiofonica.com. Io sono Francesco di Travel & Taste e oggi sono qui per presentarvi, finalmente dopo un po' di tempo di ricerche e tutto, Giulia Busato da Masterchef Italia. Benvenuta. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti. Ciao Giulia, guarda, io come prima domanda volevo farti, diciamo, una domanda introduttiva. Tu sei entrata a Masterchef con questo piatto denominato Crepa Cuore, che è un piatto che a me ha colpito molto, ti dico la verità, perché ho visto che hai portato una cosa non tradizionale e soprattutto particolare, cosa che comunque poi ha detto anche lo chef Locatelli. E comunque è stato un piatto importante anche per te, perché ti caratterizza in un certo senso. Sì, per assurdo, sì, col senno di poi effettivamente è uscito molto questa mia emotività, quindi sia per il nome, quindi un po' mi sarebbe da dire nome, anche se questo non è, stiamo parlando di cibo, però effettivamente sì, il fatto che io sia molto, molto emotiva o comunque che viva male l'ansia, e poi ho scherzato sul nome del piatto, quindi era una crepe, quindi per me crepa cuore in quel senso, che era il mio stato d'animo in quel momento. Cioè è una cosa che magari non sempre ho detto, però i miei amici sanno che insomma basta pensare che le uniche due occasioni, direi, nella mia vita fino a prima di quel momento in cui sono andata su un palco, comunque in cui ho sentito un po' i riflettori puntati addosso, così, sono svenuta. Quindi ricordo perfettamente che mentre facevo il corridoio, il conale, continuavo a dire, beh, io tanto, a parte che non sono qua, non è vero, non ci sono, ma sicuramente verrò, cioè tu lo sai che io quando ho queste cose qua svengo, quindi sarà un bellissimo momento di TV in cui mi trascineranno fuori. Quindi questa premessa pazzesca mi sono lanciata e invece sono rimasta in piedi, dai, e anche per un pochino. E poi mi caratterizzo ovviamente anche per quello che in sé ho portato in quel piatto, insomma, che parla della mia terra ma anche di altre terre. Sono un po' cittadina nel mondo e penso che il futuro non possa che andare in quella direzione. Per cui dentro c'era un po' di casa, c'era l'asparago verde, appunto, qui di un nostro IGT, c'era una preparazione che è il saor, che è una preparazione tipica veneta, e poi c'erano molte altre cose, c'era la fermentazione, c'era un aioli, era un piatto tra l'altro vegano, anche se non mi piace utilizzare l'etichetta, ma per capirsi effettivamente se ci penso, cioè non l'ho costruito come tale, proprio perché per me è normalità, cioè io voglio che passi un concetto, mi piacerebbe che passi un concetto che magari molto spesso vive e patisce le etichette come il mondo insomma plant-based, comunque come un concetto di normalità, di biodiversità semplicemente. E quindi sì, diciamo che ho fatto un aioli appunto con l'aglio fermentato, c'erano anche un po' degli alimenti essiccati, quindi parlava anche un po' della mia passione per tutti questi settori, insomma. E poi c'è l'Oriente, l'utilizzo di altre farine, che può essere la farina di ceci, lo stile marocchino della crepe, perché tra l'altro qua è un po' una strizzata d'occhio anche non proprio alle mie origini, ma comunque alla mia famiglia, perché ho uno zio appunto che è giordano, quindi poi ho acquisito un po' di saperi e sapori anche da quell'universo lì. Poi sono una curiosa, quindi vado a curiosare un po' dappertutto. E quindi sì, c'era un po' quella che sono lì dentro, la mia grande voglia di vivere il mondo, di scoprire, la mia curiosità, e il mio essere anche insicura, anzi sicuramente mi sento che magari sia emerso una volta di troppo questo, però del resto effettivamente che io abbia patito molto la telecamera, abbia patito molto essere al centro d'attenzione, essere sotto giudizio, che è una cosa che a me da sempre manda via di testa, questo è evidente, e ha oscurato un po' il lato cucina, questo mi dispiace perché è assolutamente la mia vita, e adesso che ho visto la strada, insomma, spero di seguirla.
E poi c'è quello che per me è fondamentale in quel piatto. Mi piace citare una frase di Sonero di Mahler: la tradizione non può essere adorazione delle ceneri, piuttosto custodia di un fuoco. E quindi partiamo sì dalla terra, dal territorio, perché è giusto confrontarsi con quello che si è, da dove si è nati, con quello che si ha attorno, con quello che si respira ogni mattina. Però teniamo la testa alta, guardiamoci intorno, facciamoci contaminare. Questo sono io, ecco, tutto qui, sono come al solito prolista, perdonami. No, ma di che, ci mancherebbe, è un piacere ascoltarti. Ma tra l'altro io, quando ho visto per la prima volta la selezione, ho visto quello che tu hai raccontato allora e comunque in questo momento, è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo. Ho immaginato, comunque, immagino tu abbia fatto anche parecchi viaggi, quindi in un certo senso accostare il tema del viaggio, il tema dello spostarsi per affrontare e incontrare anche diverse culture con la cucina. C'è un rapporto comunque che è anche simbolico per te in quello che tu proponi, anche che hai proposto comunque in tutto il tuo percorso? Guarda, c'è molto purtroppo, molto simbolico, molto simbolismo, che però non per questo è meno importante, perché il simbolo, insomma, ha la sua forza e può essere appunto anche una guida poi. E dico molto simbolico perché purtroppo io, ed è una cosa di cui mi lamento sempre, oltre alle altre mille cose di cui mi lamento tutti i giorni perché sono una brontolona, me lo dicono sempre, è che ho viaggiato poco, purtroppo, anche per purtroppo difficoltà anche economiche, non lo nascondo, per mille vicissitudini di vita. Ed è una cosa che invece mi sono ripromesso insomma di andare, a colmare, perché è fondamentale. Grazie a Dio, da un lato adesso abbiamo tutti questi potenti mezzi, siamo connessi costantemente, questo è croce delizia, è un male terribile della nostra società, ma è anche una grande risorsa. Come al solito delle cose non vanno demonizzate, ma va cercato di farne il modo migliore. E io devo anche ringraziare questi strumenti, perché ho potuto viaggiare purtroppo per ora molto, molto poco fisicamente, ma più virtualmente, e anche attraverso questi canali. Quindi il viaggio sì, ne ho fatti, non tanti come avrei voluto, ecco, quello sì. E poi il viaggio sicuramente è fondamentale come concetto, perché anche la cucina stessa per me ha in sé il viaggio, anche in un mio futuro ipotetico locale, o comunque in un'esperienza di cucina che spero di poter fare, di poter regalare presto, insomma, a tutti quanti, a chi vorrà seguirmi o vorrà provare, conoscere, ecco, è quella di fare un percorso, l'idea che qualcuno mangi della mia cucina e io possa parlare loro, o direttamente, o anzi sicuramente attraverso i piatti, di un viaggio, di un percorso che sia un percorso interiore di vita, e sia un percorso fisico, insomma, che spazia nel mondo. Secondo me è fondamentale conoscere questo pianeta e non rimanere chiusi nella propria zolla di terra, ecco. Tra l'altro ho visto sempre che hai sempre espresso nel programma una cucina dai sapori parecchio anche distanti tra di loro, e ho visto comunque un frequente uso delle spezie da parte tua, che se non erro anche tu hai detto di amare. Mamma mia. Quando hai iniziato, hai sempre voluto avere comunque questo incontro differente, comunque questa sperimentazione sempre nuova, o comunque hai approfondito, immagino, comunque in seguito, diciamo, anche comunque il sapore forte che danno spezie come il curry, la curcuma e altre? Bravo, mi stai facendo delle domande molto, molto attente, cioè che mi piacciono molto, perché vuol dire che hai studiato bene l'elemento oltre le apparenze. Questo mi piace tantissimo. Sì, anche questa è una bella domanda, perché un'altra riflessione che ho fatto è che probabilmente io sono partita con la cucina, ad avvicinarmi alla cucina, dalla fine, forse. Non dico dal punto di arrivo, per carità di Dio, perché qua assolutamente siamo solo all'inizio, e comunque in generale nella vita il punto di arrivo io non lo vedo mai. Però cioè, più che dalle basi, esatto, magari della cucina italiana, eccetera, eccetera, sono partita dalle cose strane, mettiamola così per semplificare, dalle cose meno note, meno comuni,
proprio forse magari anche per la mia curiosità, un po' anche perché la vita mi ha portato già fin da subito a contatto con certe realtà, tipo il mondo delle spezie, ad esempio, questa parentela con il mondo, in questo caso, Medio Oriente, per cui un po' sono stata abituata anche a certi gusti, però sì, anch'io sono cresciuta insomma alla campagna veneta, la mia nonna, i gusti erano i gusti semplici, dal gnocchi con ragù piuttosto che le lasagne, piuttosto insomma, quindi sono una gran pasta asciuttana in realtà, per cui all'inizio effettivamente vengo comunque da questo terreno qua. Però nel momento in cui io sono passata da essere semplicemente seduta a tavola e ingoiare qualsiasi cosa a incuriosirmi, ci sono arrivata forse a un'età adulta, per cui già mi muovevo, giravo, facevo, e ho iniziato con le cose effettivamente magari con gli ultimi prodi, con le spezie, con questi gusti, facendo e provando insomma, i primi ristoranti etnici che potevano esserci, e a me tutto ciò che non è tra virgolette tradizionale, ma neanche tradizionale, non userei questa parola, più immediato accesso, facile, mi ha sempre creato un po' un fascino, per cui io sono andata subito lì a beccare la spezia X piuttosto che l'altra, e capire come farla entrare in cucina. Chiaro che adesso poi, insomma, in questo ultimo periodo, soprattutto sto cercando anche di fare un percorso a ritroso, non so se sia è sicuramente un percorso anomalo, a partire dalla fine, diciamo, e poi tornare indietro a beccarsi i rudimenti della cucina, ma in realtà vedo che mi ci sta riuscendo, perché riesco comunque andare a recuperare le tradizioni, e poi sono già pronta a piacicarci lì qualche fusione, e devo dire che ogni tanto sì, vengono fuori le cose un po' così, e ogni tanto, anzi molto spesso, vengono degli abbinamenti riusciti e si aprono e si aprono nuovi orizzonti, insomma. Del resto, voglio dire, la storia della cucina, o comunque quello che mangiamo tradizionalmente, è qualcosa, voglio dire, negli ultimi 50, 60 anni, cosa sono? Ed è la realtà, appunto, che noi viviamo qui, a questa latitudine, in questo angolo di mondo. Ma 50 anni di storia, l'Italia in sé cosa sono rispetto a millenni che abbiamo dietro le spalle e che abbiamo davanti? E a chilometri e chilometri di superficie terrestre. Questa è una cosa che a me affascina molto e mi fa pensare. Certo, adesso siamo abituati così perché negli ultimi 50 anni abbiamo fatto così, ma voglio dire, pian pianino si trasformerà anche questo, e quello che adesso sembra qualcosa di esotico magari diventerà la nostra quotidianità. Quindi bisogna approcciarsi, secondo me, alla vita e alla cucina con questa predisposizione d'animo. Ecco, non vorrei essere troppo pretenziosa, però questo è. Assolutamente. In questo caso io volevo chiederti, dopo tutto questo percorso, comunque che ti ha portata quasi alla fine del programma, volevo chiederti un ipotetico ristorante o un'ipotetica attività. Come e dove te la immagineresti in questo momento, soprattutto dopo il percorso e comunque il tipo di cucina che tu porti e hai intenzione di portare anche in futuro? Allora, anche qua un po' di le mie anime in contrasto, chissà che magari un giorno non si trovi la quadra. Allora, da un lato mi piacerebbe molto vivere una dimensione, vivere molto a contatto con la terra, ecco. Questo sì, e quindi mi piacerebbe anche l'idea di poter avere magari un giorno un casolare o qualcosa da ristrutturare e lì farne un po' il mio tempio in cui fare le mie cose, ecco, e condividerle con le persone e accoglierle. E dall'altro lato mi piacerebbe anche rimanere da un certo punto, sto pensando della mia città, Treviso, perché ha bisogno. Treviso è una città bellissima, che io amo da sempre, anche se non sono originaria di Treviso, e alla quale vorrei portare una ventata di nuovo e vorrei contribuire. È un po' una missione sociale, tra virgolette, perché ha, secondo me, dei grandissimo potenziale, un sacco di spazi ancora non percorsi, c'è tanta
ci sono tanti ragazzi, ci sono tanti giovani, c'è cominciato su molto turismo, che hanno voglia anche di vedere un po' delle realtà nuove o comunque anche di vivere, insomma, di avere dei locali, delle situazioni che comunque facciano omaggio sia alla tradizione, sia dell'identità del territorio, ma in una chiave più o meno moderna, contemporanea, ecco, dove per contemporaneo c'è dentro tutto quello che ho blaterato fino adesso. C'è una visione aperta e io vorrei poter condividere questa cosa qui, che passa dal cibo, ma magari tocca anche altre sfere, e laddove per cibo io ci metto dentro anche, badate bene, il vino, la birra, perché sono degli alimenti, ricordiamocelo, e io anche rispetto a quello ho una gran passione, chiaro, insomma, da Veneta. Ho una gran passione, ma anche rispetto a quel mondo lì, grazie a Dio, se ne sta parlando sempre di più, perché anche lì c'è tanto da dire, c'è tanto da stare sull'attenti, perché ci sono prodotti e prodotti, c'è un modo di fare anche lì, di non far birra, che è legato a doppio filo con la cucina e con la mia idea di cucina. Quindi vorrei poter fare qualcosina qui, in questo momento, vorrei poter dare un boost, così, una spinta a questa città per, che ne so, per farne la capitale della cultura 2021, anche sì, e la cultura è cultura 360, anche cultura non gastronomica, anzi, ti dirò, nei miei viaggi, io faccio sempre il viaggio nel viaggio, visito un posto, però in realtà c'è anche tutto il percorso del viaggio non gastronomico di quel posto, che molto spesso va anche a superare il viaggio legato ad altri aspetti, che possono essere le realtà museali o quant'altro, insomma. Quindi sì, mi va la cultura culinaria, ecco. Guarda, io come domanda di chiusura, dato che finora siamo stati, diciamo, a fare domande un pochino più particolari, ti faccio una domanda perché preme, diciamo, la mia curiosità a questo punto. Come è stato all'interno del programma e comunque dalla selezione in poi, e come è maturato il tuo rapporto con lo chef Locatelli? Quanto, diciamo, avete legato anche all'interno del programma, perché comunque lui ha creduto tantissimo in te fin dal primo momento, fin da quel piatto e vedendoti parlare all'inizio. Bravo, sì, questa è una domanda chiaramente che torna, ma è normale, perché è sicuramente questo fin dall'inizio. Io, che di recente appunto ho scritto un post a riguardo, perché chiaramente è arrivato un po' di tutto, si è arrivato a pensare che fosse costruito, si è arrivato a pensare che o qualcuno l'ha ritenuto too much, come direbbe il mio mentor. Però in realtà è stato così, è stato tutto ciò che avete visto, ed è stato per me molto, molto bello e anche assolutamente incredibile. Io non lo so, quel giorno lì, il giorno del live cooking appunto, cosa si è scattato in lui, non ve lo so dire. Sicuramente in me è scattato un grosso senso di profonda gratitudine da quel momento. Però ecco, non a caso, prima di iniziare questo percorso, avendolo conosciuto attraverso appunto l'edizione precedente, era sicuramente il giudice tra i tre che mi sentivo più vicino, per vicinanza umana, ecco. E poi entrare lì e vedere che lui a sua volta, non lo so come, sulla base di che cosa, abbia deciso di alzarsi da quella sedia, di fermarmi. Probabilmente il suo percorso di vita anche internazionale, che l'ha portato fuori dall'Italia presto, gli avrà fatto cogliere magari quella diversità appunto di approccio che c'era in quel piatto. Io non lo so, so che comunque gli sono profondamente grata, e poi conoscendolo giorno dopo giorno, imparando da lui, non ho fatto altro che confermare questa mia stima iniziale, ma penso che si veda, perché al di là del rapporto che abbiamo avuto noi, per cui in realtà era fortemente legato a quel passo iniziale, per cui che non ha perso occasione di ricordarmi, insomma, spero in parte di averlo onorato, visto che comunque sono l'unica ad essere entrata tra,
tra coloro che hanno ricevuto la firma e siamo arrivati fino alla fine, quindi spero in parte di avergli fatto onore. E poi da parte mia sì, certo, ogni volta c'è la stessa cosa dentro, ecco. Ma al di là di questo io penso che si sia vista l'umanità dello chef nei confronti di tutti quanti. Penso che non, ecco, sicuramente non ha mai fatto preferenze, non ho mai sentito che abbia fatto preferenze nei miei confronti, anzi in molte circostanze mi ha tirato più volte le orecchie, proprio come un padre, giustamente. E quindi sì, non mi sento di sicuro di aver avuto preferenze da parte sua, anzi, se non appunto all'inizio, chiaro. Però il suo modo d'essere, il suo profondo rispetto è qualcosa che ha riservato a ciascuno di noi, e questo lo rende ancora più grande, secondo me. Sì, tra l'altro, come hai detto tu, sei stata l'unica dei tre poi ad aver essere andata avanti, ma anche l'unica poi ad aver fatto avere dubbi sia a Barbieri, a Chef Barbieri, che a Cannavacciuolo, perché comunque quando c'è stata la decisione finale di Chef Locatelli, okay, entrambi erano d'accordo quasi a farti passare. Sì, è vero, me lo ricordo, vi confesso che io sono rimasta congelata lì in postazione un pochino, perché quasi non ci credevo, perché tutto sommato non avevo ricevuto pareri negativi. Sì, Cannavacciuolo giustamente mi ha fatto delle osservazioni, ma assolutamente ragion veduta, perché la mia emozione nella preparazione del piatto fin da subito mi ha fatto sbagliare determinate cose, per cui ci stava. Però comunque avevo avuto un buon feedback, secondo me, da parte di tutti, o comunque non tanto da aspettarmi due no, ecco, questo non me lo aspettavo, perché quando hanno pronunciato loro no, io sono rimasta veramente molto interdetta e quasi paralizzata lì, per cui tanto che insomma mi hanno dovuto invitare ad uscire, perché quasi non ci credevo. Ho detto no, per l'ennesima volta, è vero che comunque già arrivare lì era una super vittoria, però per l'ennesima volta, quando devo, zac, no, cado, le gambe mi cedono e abbiamo fallito again. Per cui sì, bravo, anche questo è un aspetto che magari non è stato sottolineato più di qualche volta, perché non erano dei no sentori, anzi, e quindi poi, ma insomma, poi tra l'altro, per fortuna, con i fatti nelle successive prove abbiamo recuperato alla grande, ecco, anche nei loro confronti. Giulia, io ti ringrazio veramente tanto, è stato un grandissimo piacere averti. Grazie qua. A voi, sarai di passaggio a Perugia, se volessi fermarti da noi, a noi farebbe un grandissimo piacere. Wow, grazie, onore mio, assolutamente, anche perché è una terra che amo, ecco, quindi ha dei prodottini che, parlando nel campo cucina, che insomma si presentano da soli. L'invito grazie è aperto, quindi ti aspettiamo. Grazie infinite. Grazie buona, a te. Buona giornata a tutti. Grazie, ciao Giulia. No, io posso metterci la mia firma su di lei. Se pensi che lei valga la tua firma, che ti puoi vieni giocare, qua. Prego. In te vedo tanta aspirazione e secondo me anche del talento. Non solo metto la firma, ma ci metto anche la faccia. Non la deluderò.